Benvenuti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Prima di iniziare ci tengo ad anticipare il fatto che sto registrando non più a Bologna ma a Milano in un nuovo set che ho creato. Quindi se ci sono delle imprecisioni a livello tecnico in questo video vi chiedo scusa, ma devo ancora ambientarmi con questo setup e devo ancora migliorarlo. Detto ciò, quest'oggi dopo un po' di tempo di assenza e sinceramente non so neanche quando uscirà questo video, ci tenevo a entrare a gamba tesa sulle polemiche recentissime che hanno avvolto Pokémon Spada e Scudo in merito ad una recente intervista che Masuda ha rilasciato ad una rivista giapponese chiamata Famitsu dedicata ai videogiochi. Nelle dichiarazioni che Masuda ha rilasciato all'interno di questo contesto è venuto a galla come gli sprite e le animazioni di Pokémon Spada e Scudo siano stati fatti completamente da zero. Dichiarazione che ovviamente ha riscosso tante polemiche in virtù del fatto che gli sprite sembrano tali e quali a quelli di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, e anche in virtù del fatto che le stesse animazioni di Pokémon e sprite in generale sembrino essere effettivamente riciclate. Ora, la questione di per sé non è complicatissima, ma parlarne senza sapere niente di quello che si sta dicendo è controproducente. Quindi quest'oggi, con le poche conoscenze per la verità che possiedo, provo a spiegarvi perché da questo punto Game Freak secondo me ha ragione. Partiamo da un concetto molto semplice e conosciuto ai più, ossia gli FPS, i frame per second. Che cos'è questa sigla e che cosa significa cambiare degli sprite dai 30 FPS che possedeva Pokémon Ultrasole e Ultraluna a 60 FPS, ossia la configurazione attuale di Nintendo Switch e quindi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. L'acronimo FPS, come vi ho già detto, sta per frame per second, ossia immagini per secondo. Di fatto gli sprite che vediamo muoversi all'interno del mondo Pokémon non sono altro che una sequenza di immagini riprodotte ad una velocità sufficiente da creare l'illusione del movimento. Quindi è facilmente intuibile che un video, e dunque di fatto uno sprite a 30 FPS, presenti delle animazioni in generale meno complesse e meno dettagliate di un'altra immagine analoga ma a 60 FPS. Ora, detto questo, è chiaro che uno sprite a 30 FPS, che sono quelli di Ultrasole e Ultraluna, presenta delle animazioni molto meno dettagliate rispetto a quelli di 60 FPS di Pokémon Spada e Scudo, ma non solo. Cambiare da 30 FPS a 60 FPS non è una cosa che si fa con la bacchetta magica in fase di programmazione. Vuol dire sostanzialmente che all'interno di uno sprite, o quindi all'interno di un secondo banalizzando, non abbiamo 30 immagini dello stesso Pokémon, ma 60. Quindi il lavoro su uno sprite a 60 FPS rispetto a uno a 30 FPS è praticamente il doppio di fatto. Quindi creare uno sprite da 60 fps partendo da uno da 30 significa sostanzialmente inserire 30 immagini intermedie tra un'immagine e l'altra dei 30 fps in maniera tale che l'animazione generale risulti in generale più dettagliata. E quindi capirete che questo lavoro è sicuramente da non sottovalutare in termini di lunghezza. Ma non sono solo gli fps il problema è anche riadattare gli sprite di Ultrasole e Ultraluna allo schermo di Switch, cioè ad uno schermo non più in 720 pixel ma in 1080 pixel. Se parliamo di riciclaggio puro, cioè se diciamo che Game Freak ha preso gli sprite del 3DS e li ha incollati tali e quali su Switch, allora il risultato sarebbe che gli sprite sarebbero o talmente piccoli rispetto al campo di battaglia da essere sproporzionati, oppure se ingranditi risulterebbero sgranati. Scalare uno sprite da 720p a 1080p non vuol dire prendere il cursore e ingrandire lo sprite, vuol dire anche ricolorarlo, vuol dire ridefinire i contorni, in pratica vuol dire rifare lo sprite da zero. Se poi torniamo a considerare il discorso che abbiamo fatto precedentemente riguardo agli FPS, capite che il lavoro è praticamente da rifare da capo e non avrebbe quasi neanche senso ripartire dagli sprite che già precedentemente possedevi, visto che sono totalmente obsoleti. Dunque abbiamo chiarito che passare da uno sprite a 720p e 30 FPS come erano quelli di Ultrasole e Ultraluna a degli sprite da 1080p e 60 FPS come saranno quelli di Pokémon Spada e Scudo è un lavoro di fatto impegnativo che richiede di rifare tutti gli sprite. Quello che poi si rende ai nostri occhi è un'animazione più dettagliata ma che segue le linee guida che erano presenti in Pokémon Ultrasole e Ultraluna, il che mi fa pensare che le animazioni nel loro effetto finale siano state riciclate, cioè sia stato ricercato lo stesso effetto che vi era in Pokémon Ultrasole e Ultraluna. Ma dire che gli sprite in sé sono riciclati è un errore, perché di fatto non possono esserlo, e anche se fossero riciclati significherebbe ridefinirli completamente da capo, quindi un lavoro che di fatto, anche se ci fosse, sarebbe come rifarli da zero. E di fatto non credo fosse neanche necessario cambiare l'effetto dell'animazione in battaglia, visto che comunque i Pokémon di base si comportano tutti nella stessa maniera, parlando di Pokémon ovviamente della stessa specie. Poi ragazzi, sono consapevolissimo che ci siano dei difetti grafici che andrebbero colmati. L'animazione di doppio calcio è sicuramente pessima, il fatto che Hop simuli gli atteggiamenti e le movenze di Au è sicuramente pessimo, soprattutto in questo caso stiamo parlando di due personaggi diversi, quindi di due personalità diverse. Dare le stesse animazioni è proprio sbagliato da un punto di vista concettuale. Però comunque questo
questo può essere un discorso da fare sulla qualità del lavoro che può essere sicuramente messo a fuoco. In questo caso le critiche che sono state fatte in virtù della quantità, cioè sostanzialmente quello che si è detto è che Game Freak è stata pigra e l'ha voluto riciclare, cosa che di fatto è falsa. E proprio riguardo al concetto di quantità, un'altra critica è stata fatta a Game Freak, cioè quella di non aumentare i propri dipendenti. Nell'intervista già precedentemente citata, Masuda ha affermato che Game Freak possiede 143 dipendenti, di cui la metà lavorano a Pokémon e l'altra metà lavorano a Town. Lasciando perdere le critiche sul fatto che Game Freak abbia avviato un progetto alternativo a Pokémon, che sono critiche dalla scarsa lungimiranza e più avanti vi spiegherò perché, il concetto è che da questo punto di vista noi non possiamo fare i conti in tasca a un'azienda senza avere dei dati. Un filo comune che lega tutte le critiche fatte in questo senso a Game Freak, che ho riscontrato sia sul mio gruppo Telegram che in generale sul web, è il fatto di dare per scontato che Game Freak sia sommersa da una barca di soldi. E siccome il mio intento, il mio desiderio è quello di fare chiarezza sulla questione, oggi sono qui a portarvi dei dati per mostrarvi che l'assunzione ulteriore di personale da parte di Game Freak non è una cosa così scontata. Ora chiedo scusa se non nominerò nel video gli articoli da cui ho preso questi dettagli, comunque li trovate tutti in descrizione se riesco a ricordarmi. Sta di fatto che qualche mese fa è stato pubblicato il fatturato di The Pokémon Company, che ha guadagnato al netto 124 milioni di dollari. Un guadagno netto, e so che queste cose te le insegnano alle elementari, ma ci tengo a specificarlo comunque, è il guadagno a cui è sottratta la spesa per la produzione. Quindi di fatto The Pokémon Company avrebbe 124 milioni di capitale potenzialmente reinvestibile per non andare in rosso. Ora, i proprietari di The Pokémon Company sono sostanzialmente tre aziende, che sono Nintendo, Creator Sync e in ultima Game Freak. Per quello che ho trovato su internet, a quanto pare Nintendo possiede il 33,3% delle azioni di questa azienda, mentre il restante è diviso tra Creator Sync e Game Freak, che verosimilmente si dividono la restante percentuale in parti uguali, quindi di fatto Game Freak possiederebbe un terzo di The Pokémon Company. Assumendo che i guadagni di The Pokémon Company vengano spartiti tra le tre aziende, questo vorrebbe dire che Game Freak avrebbe a disposizione 40 milioni da reinvestire per la creazione di nuovi giochi. Ora, come ho detto precedentemente, Game Freak possiede all'incirca 150 dipendenti, il cui stipendio medio da game developer si aggira attorno ai 55 mila dollari annui. Chiaramente questi costi rientrano però nelle spese di produzione, dunque non nel guadagno netto che l'azienda ha. Ma ipotizziamo che Game Freak decida di assumere il doppio dei dipendenti che ha adesso, quindi altri 150. In questo caso la cifra che Game Freak dovrebbe spendere si aggirerebbe attorno agli 8 milioni e 250 mila euro, quasi un quarto del capitale reinvestibile in un nuovo gioco Pokémon. E sto parlando comunque per estremi, cioè ipotizzando che Game Freak utilizzi tutti questi 40 milioni per sviluppare il nuovo gioco Pokémon, quando ad esempio sappiamo che c'è anche il progetto di Town. Ma non sto lì a fare le pulci su queste cose, perché comunque sto cercando di semplificare un po' il discorso, anche perché comunque non sono un esperto di economia aziendale. Ora, capite benissimo che investire un quarto del capitale per dei nuovi dipendenti è una mossa che Game Freak evidentemente non può permettersi, perché rischierebbe veramente di andare in rosso. E pensate che pur assumendo 150 dipendenti e inserendoli tutti nel progetto Pokémon, i dipendenti che lavorerebbero a Pokémon non raggiungerebbero nemmeno la metà dei dipendenti che invece hanno lavorato a un altro gioco con cui Pokémon è più volte confrontato, ossia Zelda Breath of the Wild. In questo periodo si continuano a sentire paragoni tra Zelda e Pokémon, con riferimenti al fatto che Zelda ha una grafica migliore, invece Pokémon sembra rimasto indietro. Ora, il team che ha sviluppato Zelda Breath of the Wild contava all'incirca 500 dipendenti. Se siamo d'accordo sul fatto che Pokémon, per essere paragonabile a Zelda, dovrebbe avere all'incirca gli stessi dipendenti, allora siamo anche d'accordo che Game Freak dovrebbe assumere solo per Pokémon almeno 400 dipendenti, stando molto stretti. Bene, assumere questi 400 dipendenti costerebbe a Game Freak 22 milioni di dollari, più della metà del capitale reinvestibile. Capite benissimo che è una cosa infattibile, perché una volta investito tutto quel capitale per nuovi dipendenti e dunque per produrre un gioco qualitativamente migliore, Game Freak non ha la certezza di rientrarci con i guadagni, anzi probabilmente non lo farebbe. Se chiedete a un qualsiasi imprenditore se spenderebbe mai metà del suo capitale reinvestibile per dei dipendenti, vi risponderebbe sicuramente di no, probabilmente ridendovi anche in faccia. La morale della favola, in conclusione, è che non si devono fare i conti in tasca alle aziende senza avere dei dati. Ovviamente io ho fatto delle approssimazioni, probabilmente avrò commesso anche degli errori, ma i numeri sono abbastanza chiari e i costi di assunzione di un game developer Game Freak li può affrontare in maniera limitata, soprattutto se consideriamo che, a differenza di Nintendo che ha 100.000 giochi da cui riceve introiti, Game Freak ha solo Pokémon. Game Freak non riceve soldi dalle vendite di Luigi's Mansion, parlo del primo titolo che mi viene in mente. Game Freak li prende dai giochi Pokémon e basta. Non è che Game
Game Freak non assume nuove persone perché pigra, non lo fa perché altrimenti rischia di fallire, rischiano poi di non uscire nuovi giochi Pokémon, rischia di crollare tutto. E il lavoro sugli sprite e sulle animazioni c'è, anche se noi non lo percepiamo perché non percepiamo bene la differenza tra 30 fps e 60 fps. Perché? Perché non siamo dei game developer. Questo con tutti i fottuti difetti che la grafica di Spada e Scudo ha, perché ci sono dei difetti, lo sappiamo tutti, ne discutiamo tutti, ma dobbiamo tenere conto che la colpa di fatto non è di Game Freak, la colpa semmai è del sistema in cui è inserita. E qui ritiro in ballo anche la questione del tempo. Molti dicono che Game Freak dovrebbe prendersi più tempo per sviluppare i giochi a fronte di pochi dipendenti, ed è una cosa vera da un punto squisitamente generale, ma Game Freak è inserita in un sistema che le impone la pubblicazione di un gioco Pokémon nel 2019, perché altrimenti perderebbe gli investitori, e quindi alla fine la colpa è di Game Freak o degli investitori? La colpa è di Game Freak o del sistema in cui è inserita? È ovvio che la colpa sia del sistema, ed è giusto criticare questo sistema e non Game Freak in sé, perché criticando Game Freak non si arriva a nulla. Con la consapevolezza però, criticando il sistema, che senza questo sistema non avremmo neanche avuto i giochi Pokémon. E dunque, secondo me, in questo caso è giusto vedere ciò che abbiamo e non ciò che potremmo avere, con la consapevolezza che se non abbiamo qualcosa ci sono dei motivi legati a quello stesso sistema che ci permette di avere qualcosa che non possono essere valicati ulteriormente. Detto ciò, io posso concludere questo video, anche perché sto registrando da un po' di tempo e non credevo che sarebbe venuto così lungo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, sempre ovviamente in maniera civile. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, in particolare vi ricordo ultimamente Twitch, visto che sto streamando su questa piattaforma, la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.